Ciao investitori, oggi vi parlerò delle ultime operazioni che ha effettuato Berkshire Hathaway, il fondo di cui è CEO Warren Buffett. Vedremo le operazioni effettuate nel primo trimestre dell'anno e in generale anche la composizione del portafoglio. Diamo prima di tutto un'occhiata veloce proprio al portafoglio. La cosa che salta subito all'occhio è il fatto che si è esposto con un solo titolo, che è Apple, a praticamente quasi la metà del totale. Questo vuol dire che le performance di quel titolo saranno davvero determinanti per l'andamento complessivo del fondo. Infatti, nel primo trimestre dell'anno, Apple non ha performato particolarmente bene e anche il portafoglio di Berkshire ha realizzato solo un più 2,29%, di poco sopra la pari e inferiore comunque all'S&P 500 che ha fatto circa il 7,5%. Vediamo subito dopo una forte esposizione al settore finanziario. Infatti tra il secondo e il terzo posto troviamo rispettivamente Bank of America al 14,45% e American Express al 7,93%. Lui sappiamo che apprezza particolarmente questo settore perché è stabile e garantisce buoni flussi di cassa alle aziende e quindi la possibilità di pagare anche buoni dividendi. Vediamo poi Coca-Cola, Kraft Heinz e così via. In generale si può dire che sia un portafoglio non particolarmente diversificato, quindi sicuramente non è per tutti. Il buon Buffett è un grande investitore e ha accesso con il suo team ad informazioni a cui noi non abbiamo accesso, o lo abbiamo ma sicuramente in ritardo. Quindi in un certo senso lui può permettersi di investire così tanto in così pochi titoli, ma ripeto, non è sicuramente una cosa per tutti. Da questo grafico vediamo che negli ultimi 6 anni Buffett non ha mai sovraperformato l'S&P 500, anche se comunque ritengo sia interessante prendere spunto dalle sue operazioni e vedere se possono essere interessanti da valutare anche per noi. Diamo quindi ora un'occhiata alle principali operazioni in acquisto. Vediamo innanzitutto quella su Verizon, azienda in cui Buffett aveva già un'esposizione, ma che ha aumentato di circa 700 milioni di dollari, portandola a poco più di 9 miliardi, per circa il 3,4% del portafoglio. Verizon è un'azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni ed è la seconda per fatturato dopo AT&T. Vediamo che il grafico del titolo negli ultimi anni ha avuto un andamento abbastanza costante. È la classica azione che si può definire da dividendo. Infatti ora ha un dividend yield del 4,5% e un payout ratio comunque non elevatissimo, intorno al 60%. Cosa interessante è che l'azienda si sta concentrando molto sull'espansione della rete 5G. La società ha riferito infatti che la sua rete coprirà 100 milioni di persone entro fine anno e punta ad avere una copertura diffusa in tutti gli Stati Uniti entro il 2024. Questa espansione potrebbe aiutarla sicuramente ad accrescere i ricavi nei prossimi anni. Verizon poi, tra il 2015 e il 2017, aveva speso circa 9 miliardi di dollari per acquisire sia Yahoo che AOL. Il primo è un portale web che sicuramente conoscete, il secondo è uno storico fornitore di servizi internet. Ma appunto, visto che l'azienda ha l'obiettivo di investire e focalizzarsi maggiormente sul tema 5G, secondo il Financial Times potrebbe vendere proprio queste attività per una cifra che potrebbe aggirarsi tra i 4 e i 5 miliardi di dollari. L'operazione sarebbe quindi un flop, ma le permetterebbe di incassare liquidità investibile chiaramente altrove. Staremo a vedere. Un'altra operazione in acquisto l'ha effettuata su Kroger, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti per fatturato. Anche in questo caso siamo di fronte ad un titolo che si può definire da dividendo. Ad oggi il dividend yield non è altissimo, siamo intorno al 2%, ma questo perché il prezzo del titolo da inizio 2020 è cresciuto molto. Comunque il payout ratio è ancora contenuto, siamo nell'ordine del 22-23%, quindi il dividendo risulta assolutamente sostenibile. Kroger ha un livello di indebitamento abbastanza alto a causa delle numerose acquisizioni che ha effettuato negli ultimi anni, tra cui la catena di alimentari Harris Teeter. Un'altra operazione da segnalare è su AON, new entry del portafoglio del fondo. È stato investito circa 1 miliardo di dollari. L'azienda è una delle principali al mondo nell'offerta di servizi di consulenza nei settori del risk management, del brokeraggio e delle assicurazioni. Le altre due operazioni in acquisto sono state un incremento di circa una quindicina di milioni su RH, azienda americana di arredamento per la casa che nell'ultimo anno è cresciuta moltissimo, e un piccolo incremento anche su Marsh & McLennan, azienda che ricopre comunque un ruolo marginale nel portafoglio, cioè lo 0,24%. Passiamo ora alle operazioni di vendita, che sono state ben 13, quasi il triplo di quelle di acquisto. Ha chiuso interamente le posizioni su Suncor Energy e Synchrony Financial. Entrambe avevano un peso ridotto nel portafoglio ed erano al suo interno rispettivamente da fine 2018 e inizio 2019. Guardando i grafici dei due titoli possiamo dedurre che probabilmente la prima operazione l'ha chiusa in perdita e la seconda in profitto. Ma la vendita che salta all'occhio maggiormente è quella di Wells Fargo, posizione che ha chiuso quasi interamente, cioè del 98%, e che aveva in portafoglio da circa 20 anni. Wells Fargo è una delle quattro più grandi banche degli Stati Uniti, insieme a Bank of America, Citigroup
e JP Morgan. In particolare è la quarta banca per attività, la terza per capitalizzazione di mercato negli States e la seconda per depositi. Quindi comunque è uno dei player più importanti al mondo nel settore. C'è da segnalare però un fatto molto importante, e cioè che Wells Fargo ha dovuto pagare ben 3,5 miliardi di multa per lo scandalo dei conti correnti fantasma. Probabilmente Buffett può pensare che la credibilità dell'azienda sia stata compromessa. Rispetto a 20 anni fa, comunque, il titolo ha raddoppiato il suo valore e ha nel frattempo garantito un crescente flusso di cassa a Buffett derivante dagli ottimi dividendi che l'azienda stacca. Salta all'occhio poi il dimezzamento della sua posizione su Chevron, un'azienda petrolifera statunitense con oltre 100 anni di storia. L'azienda ha chiuso l'ultimo anno in perdita. Sicuramente ad incidere è stata anche tutta la situazione che per i vari lockdown ha visto crollare il prezzo del petrolio. Anche nel 2019 comunque l'azienda ha registrato fatturato e utili in forte calo se rapportati agli anni precedenti. Tra le operazioni di vendita spicca anche quella su AppVy, titolo sul quale aveva una posizione dell'1% circa del portafoglio, che ha ridotto del 10%. In questo caso potrebbe essere anche solo un piccolo ribilanciamento. Vi lascio qui a schermo tutte le altre operazioni. Se volete osservarle con calma, vi basterà stoppare il video e potrete dargli un'occhiata bene. In conclusione, possiamo quindi vedere che su 18 operazioni, ben 13 sono di vendita. Questo fa pensare che probabilmente per Buffett il mercato non presenta chissà quante occasioni a sconto. E come da lì torto, direi, d'altronde il mercato, nonostante un anno difficile per la situazione creata dal coronavirus, è crollato per poi tornare molto velocemente ai massimi storici. E voi che ne pensate? Scriveteci qui sotto nei commenti se avete alcuni di questi titoli in portafoglio o se potrebbero interessarvi. Noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!